pasticceria che rappresenta la qualità, ancora in un bar storico, non solo di Cardinale ma per tutti coloro che vengono anche da fuori, ma questa volta in punto alle 7:30 di mattina con la moglie. Sì, salve, io sono la signora Elisabetta, questa è un'attività di famiglia fondata nel 90 qua a Cardinale, siamo già 34 anni che siamo attivi sul posto. Facciamo tutta la roba nostra, c'è qualcosa che faccio io, perché io sinceramente pasticcera non sono, sono nata sotto, sotto mio marito, perché lui fa gelateria, fa pasticceria, io mi diretto a fare crema, paste, brioche. Che differenza c'è tra, spieghiamolo, panna, budino e crema? C'è una grande differenza, perché la panna, noi facciamo la crema pasticcera, la facciamo noi, non prendiamo il prodotto già pronto, perché già anche il prodotto è già pronto. Il budino va fatto sul fuoco, raffreddare. Ma secondo lei il budino si potrebbe mettere nel bignè o ci vuole proprio? No, no, il budino non va nel bignè. No. Nel bignè cosa si usa? Si usa, solitamente si usa o la panna o la crema pasticcera, secondo il gusto che... Nel viennese la crema pasticcera? Sì, 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 sì. Senta, vediamo subito dei dolci che l'altro giorno c'erano. Cos'è questa, spieghiamo? Questa sarebbe bombolone. Che è sul giallino la crema pasticcera? Sì, 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 fatto con uova, latte. Quindi voi fate non solo la panna, ma anche tutto, tutto quello che si vede. Sì, anche la parte di pan di Spagna. Sì, sì, sì. Questi sono invece? Ciambelline fritte. Come si fanno? Spieghiamo. Allora, sì, come no. Nella panettaria si mette la farina, le uova, lo zucchero, l'acqua, il lievito di birra. E un po' di burro, poi si lascia riposare per qualche mezz'ora, tempo di lievitazione. Si prende e si fa con gli stampini, cioè, vengono perfette. Sì, si fa con gli stampini e si mette l'olio nella friggitrice e poi si prende. Questi invece cosa sono? Anche sempre ciambelle, però bomboloni. Sono ciambelle fritte grandi. Come si fanno queste? Sempre con la stessa... Però si friggono. Si friggono, questo che differenza c'è tra questo e il bombolone? Perché la forma cambia. Sempre però con la crema sempre pasticcera. Sempre sì, con la crema pasticcera. E invece questi? Questi sarebbero dei croccantini, al cacao o alla nocciola? Nocciola di Cardinale? Sì, sì, sempre nocciola di Cardinale. Occhi di bue? Occhi di bue, pasticcere di mano. Senta, per quanto riguarda invece ho visto qua sotto, sono sfogliatine? No, queste sono le ragostine. Come si preparano le ragostine? Queste qua hanno un procedimento un po' più lungo. Queste, vi dico la verità, perché li fa lui. Lievita, ma deve rimanere no, croccante. No, questi deve rimanere croccante. Non so, questi qua, sinceramente, sono prodotti che fa lui. E questi cosa sono? Questi sarebbero dei cannolini di sfoglia. Cannolini di sfoglia, sì, bellissimi. Dai, dai. Wow. Aragosto. Senta, per quanto riguarda i gelati, suo marito mi parlava l'altro giorno del gusto veleno, ma andiamo al pistacchio che mi ha colpito particolare, diciamo che la maggior parte, non per deprezzare le gelaterie, sono questi pistacchi verdissimi. No, no, lui utilizza solo pistacchio di bronte. Quindi è il colore originale. Non mettiamo noi coloranti nei gelati. Senta, allora quanto dura un gusto che è fatto artigianale fresco? Allora, il gusto artigianale dura varia fino a 15 giorni, perché dura, dopo va rifatto. Va rifatto. Perché sennò non è fatto con conservanti. Questa è tutta roba naturale. Poi li vendete e quindi viene consumato. Sì, sì, sì. E sì, le brioche come sono fatte? Vediamo. Le brioche, sì. Le brioche vengono fatte sempre con farina. Si sente già il profumo, Farina, un po' di vaniglia, lievito, uova. E sono morbide. Sì, sì, sì. Quanto si possono mantenere artigianali? 4-5 giorni. Poi si induriscono e non vanno bene più. Sì, 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 sì. Va bene, senta, spieghiamo dove siamo a coloro che guardano i video. Allora, noi ci troviamo a Cardinale, via provinciale numero 7.
Se volete il numero lo potete trovare anche sul sito di Instagram oppure come YouTube. Devono scrivere? Devono scrivere pasticceria del corso su Instagram. Ok, quindi non Barbiondino, come dicevano, Barbiondino. No, no, pasticceria del corso. Siete conosciuti così. Quindi uno arriva dallo svincolo della trasversale, sì, passa l'edicola Tabacchi, sì, dopo la posta vi trova sulla, sì, destra. Sì, sì, sulla destra, sappiamo. Sì, Barda Piero c'è scritto. Senta, e poi chiudo, stasera c'è Barretta. Accorrete. Accorrete, quindi, perché sarà uno spettacolo da non perdere. Cioè c'è Barretta, i vostri gelati per una serata diversa dal solito. Ecco, bravo, sì. Grazie signora. Grazie a voi e a tutta la clientela. E buon lavoro. Grazie, arrivederci.